Ricorderete che quando il Papa ha fatto quella omelia a cui Gianni si riferiva, parlando così a braccio e quindi un po' spagnoleggiando, usò l'espressione esatta: la Chiesa senza Cristo, senza la croce di Cristo, diventerebbe una ONG pietosa. Era un linguaggio spagnolo, quindi voleva dire proprio assistenziale, cioè che si dedica alle opere di... Però il termine andava benissimo nella nostra lingua italiana. Pietoso vuol dire in questo senso qualcosa che dovrebbe essere splendido e che invece, se non è vissuto come deve essere vissuto, rischia di far pietà. Non era l'intenzione del Papa, però credo che, diciamo, la piccola sfasatura linguistica resta comunque utile per noi. Nella nostra scuola di cristianesimo, in cui stiamo ripercorrendo, proprio il titolo è Viaggio nel Vangelo, e siamo arrivati un po' verso la conclusione di questo viaggio, cioè proprio al tema della resurrezione di Gesù. Ed è bello che siamo proprio, diciamo, in sintonia anche col momento liturgico che abbiamo appena vissuto, che stiamo vivendo. Vedete, se per sapere se una persona è cristiana, basterebbe fargli questa domanda: per te Gesù è un vivente? Basta questo. All'inizio del cristianesimo questa era la materia del contendere. Gli ebrei dicevano: Gesù è morto. Paolo diceva: l'avete ucciso. E Pietro: ma lui è vivo. E questa era la differenza sostanziale. Eppure vedete che già usando l'espressione che io ho usato, io stesso, proprio per così, col linguaggio, rischio di deviare la vostra fede. Perché di per sé io non avrei dovuto dire: per te Gesù è un vivente, ma avrei dovuto dire: Gesù ti dice, per te io sono un vivente. Capite la piccola differenza di linguaggio? Con la prima formula rischiamo ancora di restare nella teoria, sia pure per dire qualcosa di vero, di buono, di giusto. La seconda ti mette già nella domanda, davanti a una persona viva che intende interloquire con te. Non dipende da te che lui sia vivo, anche se tu dici di no, non cambia niente. No? Però per te è importante che la risposta sì, tu sei un vivente, sia data proprio nella forma del dialogo pieno di amore, di affetto, di uno che riconosce la persona cara ed è lieta di poterle parlare, potergli rispondere. Allora cominciamo così: per te io sono un vivente. È Gesù che parla. Tra l'altro oggi abbiamo anche una circostanza che non era assolutamente prevista. Molti di voi forse non sanno che festa è oggi. Oggi è una festa solenne per la Chiesa. Se andavate alla messa vedevate addirittura il prete che durante il credo si inginocchiava. Perché oggi è la festa dell'Annunciazione della Madonna, di Maria. Avrebbe dovuto essere il 25 marzo, eravamo nella Settimana Santa, non si poteva celebrare, allora la festa è stata spostata subito dopo la settimana pasquale. Perché questo è bello? Perché questo pone il problema della vita di Gesù fin dall'inizio. Santa Teresa del Bambino Gesù, guardate che queste cose un po', diciamo, delicate, anche un po' possono apparire sentimentali, ma sono belle, fanno parte della nostra fede.
Santa Teresa del Bambino Gesù diceva: io amo moltissimo questa festa, perché è il momento in cui Gesù è più piccolino. Capite? Cioè proprio comincia a esistere, comincia a vivere nel grembo sotto il cuore di sua madre, come diceva Giovanni Paolo II. Ecco, così abbiamo l'arco completo dall'inizio della vita di Gesù, la sua, diciamo, quella che si chiama la vita nascosta, i primi 30 anni, poi la sua predicazione, poi la sua passione e morte, poi la sua resurrezione. Per i cristiani è sempre stato questo il problema più serio. Perché? Perché le prime eresia vuol dire quando uno accetta la verità, ma nella sua mente, nel suo cuore, l'ha già scomposta, l'ha già riformulata, se n'è già appropriato, l'ha già cambiata. L'ha fatta diventare non la verità che Dio gli rivela, ma una sua ideologia. Ecco, ma la prima eresia che la Chiesa ha dovuto, diciamo, sopportare e vincere è stata questa. Si tratta di una apparenza. L'incarnazione? Sì, era Dio, ma il suo corpo era apparente, ha preso un corpo apparente. Mangiava, beveva, parlava, camminava, ma era un'apparenza. Era la cosiddetta gnosi, cioè si pretendeva conoscere il segreto di Dio. Va bene. Poi, ha patito? Sì, la scena della passione c'è stata, ma era un'apparenza. È risorto? Sì, nella mente dei suoi discepoli, nel loro cuore, nel loro desiderio. Si può anche dire nelle loro paure, nelle proiezioni psichiche. Capite? Questa è stata la prima grande aggressione. Cioè il cristianesimo è incarnazione. E questa parola è così bella, così forte, così totale, che arrivi perfino a dire che il Figlio di Dio, pensate, questo nel Catechismo viene affermato, anche se a noi fa quasi paura a dirlo, c'è stato un momento in cui un corpo morto era il corpo morto della persona del Figlio di Dio. Va bene? Cioè, proprio la realtà, la carne, che in nessun momento Gesù ha abbandonato. Figlio di Dio ha abbandonato, quindi la concretezza estrema anche lì in quel sepolcro. Va bene. E poi nella resurrezione, che cosa hanno detto subito? Diciamo, alcune cose le racconta già il Vangelo. C'è un autore che dice: ogni sepolcro di uomo è una ferita che viene fatta nella terra. Capite? Come se la terra viene ferita. Ma il sepolcro di Cristo fu la più profonda ferita inferta alla nostra terra. E ci fu un momento in cui Giuseppe d'Arimatea, Nicodemo, presero questo corpo amato dopo che l'ebbero fatto discendere dalla croce, dopo che l'ebbero messo nelle braccia di Maria Santissima, e poi lo prepararono per la sepoltura, donarono anche un sepolcro nuovo, e lì Gesù venne messo. Non ci fu tempo di prepararlo perché stava cominciando il sabato, però le donne prepararono gli aromi, prepararono tutto, pronte poi la mattina del primo giorno della settimana, di quella che poi sarebbe stata la domenica, la mattina dopo il sabato, di andare a sistemare il corpo di Gesù. Quindi il corpo di Gesù viene sepolto così, molto in fretta, no? Disteso sulla sua pietra tombale, con un telo, diciamo, sul corpo. Bene. Questo viene descritto, e c'è questa immagine così, così penosa, anche un po' ridicola, di una tomba, cadavere. Ormai gli ebrei, i giudei del tempo, non tutti quelli che, diciamo, condannarono Gesù e lo vollero e vollero che fosse ucciso, ormai potevano star tranquilli, però mettiamo delle guardie, quindi questo sepolcro con delle guardie a
no, a guardia con dei militari con le loro armi a guardia di un morto, una cosa che non si è mai letta da nessuna parte, perché ha detto che sarebbe risorto, lo verranno a rubare, poi diranno che è risorto. Il Vangelo sottolinea, e questa diceria si è sparsa fin da allora, fu la prima diceria, non è risorto, hanno rubato il corpo. Poi, siccome le testimonianze sono troppe, allora ci sono state tutte quelle altre dicerie inventate. Quella che ha fatto più, diciamo, ha avuto più seguito nella storia è questa. In fondo che cosa è accaduto? Una cosa molto semplice. C'era una donna pazzamente innamorata di Gesù, che era Maria Maddalena, una donna oltretutto che aveva anche un passato così di allucinazioni. Ricordate che il Vangelo dice che era stata posseduta dei demoni. Ecco, e questa nel suo impeto amoroso, nel suo struggimento, non si è rassegnata a crederlo morto e ha avuto l'allucinazione di vederlo risorto. Questo è accaduto, nient'altro che questo. E altri diranno, vi faccio un po' di elenco di queste cose per dire come siamo fatti noi uomini, e altri diranno sì, e poi a Maria Maddalena con tutte le sue allucinazioni si è unito, dice, proprio cito testualmente un autore, un Pietro febbricitante, no? Che da quando aveva tradito non era più lui e anche lui non riusciva a perdonarsi. E quindi a un certo punto questa ferita del cuore li ha quasi costretti ad ammettere che non era accaduto niente, in fondo era ancora vivo. E avanti di questo passo ci sono tante interpretazioni, però girano tutte attorno a questo, non è reale, è una invenzione. E invece il Vangelo proprio insiste sul racconto delle apparizioni del risorto, proprio sulla testimonianza della tomba vuota, va bene? Vanno alla tomba, la pietra è stata ribaltata, guardano, osservano prima come l'hanno deposto, poi come sono messi i teli, poi no, tutto quanto, prima Maria Maddalena, poi va a chiamare Pietro, poi Pietro giunge assieme a Giovanni, poi no, vanno... descrivono questo avvenimento e c'è da stare attenti a una cosa, perché i racconti della resurrezione non sono semplici testimonianze di Cristo vivo o di Cristo risuscitato, non è questo, non voglio meravigliarvi, ma è importante però capire, cioè quello che raccontano Maria Maddalena, Pietro, Tommaso, capite gli episodi proprio della... Non è la stessa cosa dell'esperienza di San Paolo, è chiaro? San Paolo non ha conosciuto Gesù vivo, per cui lui dopo tutta la sua vicenda che conoscete, a un certo punto ha avuto una manifestazione di Gesù risorto, del vero Gesù risorto, no? Che gli si è presentato, però per Paolo quella è la testimonianza del risorto a Paolo. Come oggi ci può essere la testimonianza del risorto, non so, a San Francesco, la testimonianza del risorto a Santa Teresa, la testimonianza del risorto a chi vuole, lui quando vuole, come vuole, va bene? Le testimonianze della resurrezione invece sono quello che accade a coloro che lo hanno conosciuto vivo e che fanno parte dei suoi, capite? Della sua cerchia intima, dei suoi discepoli, uomini e donne, va bene? Perché c'è da una parte questo Gesù che si presenta di nuovo in maniera anche un po' strana. Il Vangelo dice che quando Gesù appare provano timore, provano paura e improvvisamente è lì, improvvisamente scompare. Non viene fermato neanche, non so, diciamo, dalle normali leggi, capite, del tempo e dello spazio, delle barriere fisiche, quindi è qualcosa di particolare. Però la testimonianza è, vedono questo Gesù che vive in un'altra dimensione, in un'altra maniera, però che è lo stesso Gesù. L'insistenza è quella, guardatemi, toccatemi.
ascoltate, mettete le vostre mani, no, no, sulle mie piaghe, io, sentite che io ho corpo, il mio corpo e le mie ossa. Un fantasma non ha carne e ossa. E arrivare fino al punto di prendere ciò che è più materiale, quello che più vi avevano visto fare, diciamo, nei momenti anche belli, conviviali, amicali. Avete del pesce? Avete qualcosa da mangiare? Sì, era rimasto dalla sera prima del pesce arrostito. Gesù lo prende, si siede a tavola e mangia con loro. Questo è, diciamo, i racconti di resurrezione. I racconti di resurrezione sono, diciamo, le esperienze di coloro che, possiamo dire, lo conoscevano talmente bene, eh? Potevano rivedere, diciamo, anche i movimenti del suo volto, il suo modo di parlare, il suo modo di atteggiarsi, il suo stile, la sua fraseologia, probabilmente anche i suoi gesti, capite? Quindi che lo conoscevano bene, nella concretezza fisica. E adesso devono accettare che questo Gesù sia ancora lui, totalmente lui, e tuttavia in un'altra dimensione. Cerchiamo anche di capire anche questo. Perché vedete, noi cristiani, la nostra fede non è fatta soltanto di capire. Però è anche vero che se la nostra intelligenza non capisce quello che può capire, no? Vuol dire che ha dei vuoti dentro. Allora quella di Gesù non è un semplice, vediamo, Gesù ha oltrepassato la barriera della morte, no? A un certo punto, noi quando parliamo della resurrezione, pensate a Lazzaro, pensate alla bambina, pensate a altri casi, pensiamo a uno che ha oltrepassato le soglie della morte, che ritorna in qua, ritorna all'indietro. Tanto poi il passaggio lo dovrà fare comunque. Capite? Non è questa la resurrezione di Gesù. Non è un ritorno in questa vita. Gesù oltrepassa la morte, va fino in fondo al ciò che esiste. Diciamo, capite? Fino in fondo, fino a raggiungere, possiamo dire, il cuore di Dio. E poi la teologia dirà alla destra del Padre, no? Proprio nella comunione totale col Padre. Cioè Gesù attraversa la morte e si inoltra nella pienezza della vita. E se ritorna nell'aldiquà con quelle caratteristiche particolari, è proprio perché ci deve manifestare che cosa, capite? Che la morte non è più un passaggio così, se diciamo, verso l'ignoto, no? Cioè Gesù viene a parlarci del Padre. Tutto quello che Gesù ha detto la sera prima di morire, no? Io vado dal Padre, il Padre mi ama, io e il Padre siamo una cosa sola, io l'ho pregato, lo pregherò perché anche voi siate una cosa sola. Cioè, tutto quello che Gesù adesso è come se viene a dare testimonianza che quello che ha detto è vero. Cioè, Gesù non viene semplicemente dall'aldilà della morte, viene dalla pienezza della vita. Quando, diciamo, così i cristiani diranno, l'abbiamo sentito cantare, San Paolo, vivo, ma non sono più io che vivo, è Cristo che vive in me, sia che viviamo, sia che moriamo, noi siamo del Signore, vedete? Quando noi durante la messa, diciamo, annunciamo la tua morte, Signore, cioè annunciamo la tua storia e la tua vicenda fino all'estremo, senza paura, no, di dire che si è conclusa tragicamente, noi l'abbiamo fatta concludere tragicamente, però poi continuiamo, proclamiamo la tua resurrezione, no? Annunciamo la volta e gridiamo la tua resurrezione. Sant'Agostino diceva, fides resurrezio Christi, fides est Christianorum. La resurrezione di Cristo è questa. Questa è la fede dei cristiani. Ricordate anche in quell'inno che si canta proprio nella Settimana Santa, quella sequenza, no? Che chiede a Maria Maddalena di Maria che cosa hai visto, e Maria risponde ho visto il sepolcro di Cristo, ho visto, va bene, e poi alla fine il canto esplode, dice scimus Christum surrexis, sappiamo ormai che Cristo è risorto. Ecco, questo è un po'
quello che ci viene raccontato, con tanti particolari belli. Per esempio, non so, il fatto che Maria Maddalena, la prima, fosse una donna. Voi sapete che una donna non aveva neanche il diritto di testimoniare in tribunale a quel tempo. La testimonianza di una donna non contava niente, non aveva valore pubblico. E poi col suo passato. No? E allora già gli antichi si sono chiesti, ma come mai Gesù ha scelto come prima testimone della sua resurrezione una donna? E San Tommaso d'Aquino, quando gli fa la questione, risponde, ed era conveniente, perché Tommaso d'Aquino, quando aveva problemi un po' seri, partiva sempre dalla convenienza, dove la convenienza vuol dire è conveniente per Dio, è giusto dal punto di vista di Dio che ad annunciare la vita sia una donna, che è una risposta bellissima, e poi supera tutte le difficoltà che vengono poste dai soliti teologi, dicendo, e in fondo era quella che amava di più. No? Molto le è stato perdonato, e molto le è stato donato, e molto le è stato chiesto, e anche questo, le è stato donato anche questo ruolo di prima testimone, no? Perché ha amato molto. Tutta la scena dell'incontro di Gesù e Maria nel giardino, no? Quando prima sembra semplicemente un giardiniere, poi Gesù la chiama e lei, appena sente pronunciare il suo nome, lo riconosce, e poi Gesù la rimanda, vai dai miei fratelli, di che presto mi vedranno. Ecco, tutta la prima vicenda. Poi la storia di Pietro, però quella di Pietro aspetta un secondo momento. E poi c'è quell'altra vicenda dei due discepoli di Emmaus. Pare che il Cleofa di cui si parla fosse uno zio di Gesù o qualcosa del genere. Comunque, anche questi due discepoli, che sono lì come due persone, ecco, hanno seguito tutto, hanno visto tutto. L'unica cosa, un po' di speranza. Noi speravamo, però, no, la morte ha messo la parola fine. E poi Gesù dirà loro, dice, siete un po' stupidi, stolti li chiama. Cioè, la vostra mente è un po' chiusa, è tardi di cuore. Avete il cuore lento, capite? Come un cuore che comincia a essere troppo affaticato. Però è bellissimo, anche lì ci sono tanti particolari. Santa Teresina diceva, che pena di non poter leggere il Vangelo nella lingua originale, così come è stato scritto. Guardate che veramente quando uno si ferma un po' scopre tanti di quei particolari. E allora questo Gesù che spiega la scrittura, e intanto questo cuore tardo comincia a bruciare. Ma Gesù non fa altro che raccontargli quello che hanno detto Mosè, quello che hanno detto i profeti, quello che già dovevano sapere. È come se tu racconti una storia e a un certo punto capisci che questa storia la sai già, ma che ti è stata rivelata la conclusione, ti è sfuggita. Cosa c'è di più bello di una storia, di vedere come va a finire? E Gesù spiega tutto, e poi diranno l'uno all'altro, ma ti sei reso conto che il nostro cuore bruciava? Lui parlava, probabilmente non ha detto niente di assolutamente nuovo, però i discepoli scoprono che il loro cuore brucia. Ecco, per quelli che sono qui la prima volta e chiedono, ma cosa fate nella scuola di cristianesimo? Possiamo rispondere così. È triste che noi crediamo in Cristo, in tante cose belle, ma che il nostro cuore sia così spesso un po' freddo. Con la scuola di cristianesimo cerchiamo di aiutarci ad avere un cuore un po' caldo, cuore, mente, anima. Bene, e poi l'altra, quando la giornata sta finendo, Gesù fa finta che se ne deve andare, ma lui ormai non è più legato a niente, lo invitano nella locanda, Gesù entra, spezza il pane, compie i gesti che loro sanno, conoscono benissimo, e qui anche un particolare, il Vangelo non usa il verbo Gesù, diede loro il pane, spezzò loro il pane e lo diede loro, ma usa la parola spezzò il pane e lo dava loro, come cioè se fosse un gesto che continua ancora da quel giovedì santo, no? Come se quel gesto si fosse prolungato nel tempo e adesso arrivava a loro, e loro a vedere il gesto di Gesù cominciano a credere.
anche perché Gesù, quando ha fatto l'Eucaristia, ha detto: farete questo in memoria di me. E memoria vuol dire un ricordo, ma non un ricordo che ti porta al passato, ma un ricordo che prende il passato e lo porta nel presente. E quella parola era ancora più esigente, perché gli ebrei chiamavano memoria anche il sepolcro. Quindi siamo andati nella memoria e non abbiamo trovato niente. E allora Gesù gli fa fare il percorso verso quell'altra memoria che era costituita, era fatta dall'Eucaristia. E poi c'è l'episodio di Tommaso, capite? Anche qui il Papa, predicando ieri, se non ricordo male, ha detto: avete visto come Gesù è paziente con Tommaso? No? Gli lascia una settimana di tempo, poi dopo non si scandalizza della fatica che Tommaso fa a credere, capisce anche le nostre difficoltà, insomma, ed è questo, tutto questo è molto bello. Però vedete, questo Tommaso che è passato per un discepolo dubbioso, non so, io mi sono convinto che era il discepolo più sicuro che c'era, in mezzo al più forte e più certo che c'era in mezzo agli amici di Gesù. Perché questo? Perché il Vangelo racconta che quando Gesù sta salendo a Gerusalemme e si profila la tragedia, e già i discepoli parlano, Gesù ha detto: andiamo a Gerusalemme, mi uccideranno, mi prenderanno, mi uccideranno, mi crocifiggeranno, e il Vangelo dice che Tommaso fu l'unico a dire agli altri discepoli: andiamo anche noi che dobbiamo morire con lui. Quindi non è un carattere, mentre tutti gli altri... Poi anche Tommaso è debole e anche lui fugge, evidentemente. Però è come se il dubbio di Tommaso è come uno che dice: l'abbiamo lasciato morire solo, no? Dovevamo essere con lui. Tra l'altro ci si può fare anche la questione se il tradimento di Pietro e quello che poi è avvenuto, diciamo, la fuga degli apostoli, non siano il motivo per cui i discepoli vengono lasciati in pace. Perché la logica del tempo sarebbe stata che, arrestato il capo, poi dovevano prendere tutta la banda. Quindi capite il senso di colpa. L'abbiamo lasciato morire. Non c'eravamo. C'eri tu alla croce di Gesù. E quando Tommaso arriva, gli dicono: ah, è riapparso, è risorto. Tommaso dice: sì, dopo quello che abbiamo fatto, adesso ci consoliamo così. Tommaso gli ripugna. Io, dice, crederei solo se proprio gli vedessi la ferita e potessi mettergli la mano nella ferita del fianco e mettere il mio dito al posto dei chiodi. Ricordate il quadro di Caravaggio, no? Dove addirittura sembra che Gesù gli prende il braccio e glielo tira dentro. È la prima raffigurazione di quella che poi i mistici diranno: le piaghe di Gesù, quella del cuore e quella delle mani, quella dei piedi, sono il nostro rifugio, sono il rifugio di quelli che amano. Gesù ha voluto come lasciarci uno spazio nel suo corpo. E allora questo Tommaso, ripeto, che è il discepolo che non si rassegna così facilmente, che però tra quelli che devono vedere e toccare alla massima intimità, e poi dopo però anche la più grande grido di fede: mio Signore. Mio Signore, mio Dio. E andiamo all'ultima visione, quella di Pietro, quella sulla riva del lago, perché è importante. Perché? Perché a Pietro, che deve essere il capo, che ha tradito più di tutti gli altri, a parte Giuda, a San Pietro Gesù fa fare di nuovo tutta la storia. Ricordate il primo incontro, no, sul lago, poi la pesca miracolosa, non abbiamo preso niente, la pesca miracolosa, e poi portate qui. E Gesù gli fa fare tutto di nuovo alla fine. Poi Pietro lo riconosce, si getta in mare, questa volta non pretendendo di camminare, ma quasi faticosamente arrancando verso la riva. Quando arriva, Gesù gli fa le sue domande. Gesù continua a dirgli: ma tu mi ami con un amore forte, quello che io voglio? E Pietro risponde: Signore, non mi vedi, ti amo col mio povero amore di uomo. E Gesù ancora: ma tu mi ami? E San Pietro, e Gesù allora si adatta e dice: va bene, mi va bene anche questo tuo povero amore. E poi è l'unico a cui ridà di nuovo la vocazione: seguimi. Ricomincia però annunciandogli anche che
tu mi imiterai, quello che non hai saputo fare quando sono morto io lo farai quando morirai tu, che diventerai simile a me, come la tradizione poi ci racconta. Ecco, questo è un po' quello che... Però, adesso chiediamoci una cosa. Qual è il problema? Quello che vi ho posto prima, ma questo per te, Gesù, è un vivente. Vi faccio un esempio. Un esempio che può anche un pochino meravigliarvi, però dovete capirlo bene. Se io dico, San Francesco mi dice, ama il prossimo tuo, va bene? Allora, San Francesco in tutta la sua grandezza, la sua santità, la sua anche pienezza di umanità, mi dice, dice a me, ama il tuo prossimo. Come mi può dire anche un'altra cosa, va bene? Santa, buona. E io posso obbedire a Francesco. Domanda. Un eventuale San Francesco che mi dice ama il prossimo tuo, è la stessa cosa di Gesù che mi dice ama il prossimo tuo? Faccio un esempio soltanto, Gesù in realtà di cose ne dice tante. Dov'è la differenza? Dov'è la differenza? La differenza è che nel caso di San Francesco, di qualunque altro santo, di qualunque altro papa o di qualunque altro cristiano, la posizione è questa. Io ti dico una verità, no? Che io ho sperimentato, ho vissuto, fai come ho fatto io. Giusto? Ma Gesù non parla così. Gesù dice, ama il prossimo tuo. Che è il prossimo tuo? Tua moglie? Tuo marito? Tuo figlio? La parola di Gesù significa questa. Io voglio te per amare tuo figlio, tuo marito, tua moglie, attraverso di te, con la tua carne e il tuo sangue. Questa è la differenza. Capite? Cioè, Gesù vivo, vivente, non si lascia sostituire da nessuno. L'essere cristiani, credere nella resurrezione, significa che tutto, va bene? Quello che io sono, che io credo, che io faccio, che io decido, è in presa diretta con l'umanità di Cristo. Bisogna ridare la parola al risorto, l'azione, la presenza. Questa è la differenza. Allora io dico, Gesù ha vissuto 33 anni, giusto? Questi 33 anni sono un pezzetto di storia del mondo, in un luogo e in un tempo, giusto? Poi dico, ma questo Gesù è risorto e vive adesso, è vivente. Significa, questi 33 anni di vita di Cristo, quello che ha fatto, ha detto, ha compiuto, i suoi gesti, capite? Devono entrare in presa diretta con qui e ora, con te, con quello che stai facendo, con quello che stai pensando, con quello che vuoi, con quello che decidi, con la tua storia, con la storia di questa città, con la storia di questa comunità, con la storia di questo movimento, con la storia di questa chiesa, in presa diretta. Capite? Il Papa non è soltanto uno che è lì perché mi deve ripetere quello che Cristo ha detto. Mi ripete quello che Cristo ha detto perché Cristo gli ha detto, ha preso la sua umanità e l'ha resa come prolungamento della sua. Capite? Il Papa è una specie di parte, adesso mi esprimo poveramente, capite, non pretendo di fare la teologia, no? È come una specie di espressione della resurrezione di Gesù. Capite? Abbiamo Gesù che è capo della Chiesa, che è guida della Chiesa, che conduce infallibilmente la Chiesa, che è l'anima col suo spirito. Ebbene, questo Gesù che è risorto, che c'è adesso, ha le sue mani, ha i suoi piedi, ha il suo cuore che batte. Questo vale in qualche maniera un pochino per tutti.
ed è importante, come capite che cambia tutto. Vi faccio un esempio. Uno dice, sta avvenendo Pasqua, mi devo andare a confessare, va bene? Allora, fede, dimenticare la fede nel risorto significa questo. Io ho un conto aperto con Dio, lo so, ho bisogno di perdono, lo so, faccio fatica, lo so, però mi sforzo e vado finalmente in quel con benedetto confessionale dove trovo il prete a cui dirò i miei peccati, farò la mia penitenza e poi alla fine respirerò perché ho ottenuto il perdono di Dio. Sembra tutto giusto, vero? Ma compresa la mia fatica psicologica, dipende dal fatto che non c'è abbastanza fede nella resurrezione. Perché la fede nella resurrezione dice così, Gesù è vivo, ed è, vuole essere vivente, vuole essere in presa diretta con me, qui e ora. E per esserlo ha inventato un modo che si chiama sacramento, con cui tutto quello che lui ha fatto, la sua vita, il suo sangue, il suo amore per me, la sua misericordia è depositata lì, è come se qualcosa che cola lì in quel luogo dove io poveramente vado e se appena appena sono un po' umile questo sangue del Signore mi viene addosso per liberarmi e purificarmi dai miei peccati. Capite? È il risorto che mi sta, che diciamo che ha fatto tutto. E che vuole solo l'unica cosa che lui non può fare, non può costringermi. C'è quel gesto di libertà che consiste nell'aprire la porta di un confessionale, del mettere dentro il piede e fare la fatica almeno di inginocchiarsi, almeno quello, e poi dire, Signore, aiutami, fammi cambiare, impresa diretta. E io posso elaborare pensieri su Gesù e fare tante cose, va benissimo, ma c'è un modo con cui dico, questo Gesù vivente che mi vuole parlare, mi può parlare, ha scelto un modo per farlo con più sicurezza, sì, lo facciamo a messa tutte le volte quando il prete legge la parola di Dio e dice parola del Signore Gesù e tu dici sia rendiamo grazie a Dio, oppure sia gloria a Cristo Signore. E allora come fai a non capire che se il risorto ti deve parlare, è chiaro che può farlo in mille modi, e usa mille modi, e usa il tuo fratello che ti dice una buona parola, e usa il libro che stai leggendo, e può usare i discorsi del Papa, tutto, però c'è una decisione del Signore di dire questa, quando i suoi apostoli hanno scritto, questa è la mia parola, il mio Vangelo. Io non credo che sia necessario che facciate come usavano fare una volta, forse anche adesso, le monache di clausura, che ognuna si teneva un piccolo Vangelo sul cuore sempre, perché quella era la parola di Dio. Però, perché no? Perché non avere un Vangelo a portata di mano e ogni tanto dire è Lui che deve parlarmi? E se io lo prendo in mano e lascio anche solo che mi commuova un poco, c'è questo plusvalore, questa maggiorazione, perché lì la parola è veramente la sua. E avanti così. I sacramenti, per non dire poi il massimo, l'Eucaristia. E anche qua. La comunità, il giorno tale, non faccio accenni, offre ai suoi aderenti una messa, no? Una messa intrasettimanale o mensile a cui siamo invitati. Ma capite la differenza che c'è tra una comunità dove tutti si muovono o non si muovono per partecipare all'Eucaristia, perché valutano, posso, non posso, sono stanco, tanto non è obbligatoria, e poi dopo c'è questo problema, e poi c'è quest'altra. La differenza che c'è tra una posizione che diciamo che è antica, cioè quella dell'uomo che religiosamente cammina verso il suo Dio, non c'è niente di male, e si barcamena, e quell'altra che invece dice si tratta di Gesù risorto,
che nella sua Eucaristia è certamente presente, è di una comunità che si lascia convocare, che si lascia chiamare, per cui ad ogni costo, più che posso, io devo andare, perché è un appuntamento. E nell'appuntamento con una persona cara il problema è colui che invita. Capite come cambierebbe la nostra vita? Credere nel risorto significa credere che il qui e ora si legano direttamente a Gesù vivente attraverso in me, sopra, attraverso tutto, ma soprattutto attraverso i metodi sicuri che lui ha scelto. E questo è esattamente, non è più la questione della moralità, la buona volontà, è qualcosa d'altro. È fede in una presenza. Ridiamo la presenza a Gesù, ridiamo l'azione, ridiamo, dobbiamo dare di nuovo la parola. Ecco, sono io, non vedete? Lasciamo che Gesù ci mostri le sue piaghe, ci mostri il suo corpo e ci dica, allora, io per te sono vivo davvero? Vi leggo una breve preghiera di San Bernardo, che guardava Gesù crocifisso e poi pregava così. Apriti, o piaga vermiglia, o piaga sanguinante, perché il mio cuore possa gustarti. Lasciami entrare in te. Vorrei potervi entrare tutto intero. Apri al povero che bussa. Nascondimi in questa fessura di roccia. Nascondi profondamente il mio cuore nel tuo e che nascosto vi bruci. E riposi nella pace, non temendo più nulla al mondo. Con la viva voce del mio cuore io grido a te, dolce cuore, perché ti amo. Piegati a me affinché il mio cuore possa riposare con devozione sul tuo, e che il mio cuore unito al tuo, con te Gesù, sia ferito, poiché il mio cuore sarà simile al tuo, solo se sarà infine tutto trafitto dagli stessi colpi che hanno ferito. Credere nella resurrezione di Gesù, ecco, significa credere che anche i segni semplici che abbiamo, io che vi sto parlando, va bene, nonostante la mia povertà, sono una presenza diretta del Signore che sta davanti alla sua Chiesa e che ama la sua Chiesa, quindi che ama ciascuno di voi, ciascuno di noi. Sia lodato Gesù Cristo.